wasn't there one more of you guys? Yeah, there was. We lost track of him. Is he dead? I don't know. Then quit moping, keep hoping. And in the meantime, handle what's at hand. Ecco, questa frase estremamente in linea con quanto viene detto da Ranea nel DLC di Episodio Pronto. Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feryl, o se preferite Meloki, ma penso che se voi siete qui adesso è perché questa serie l'avete comunque seguita, e se è il caso non l'abbiate fatto vi suggerisco di farlo. Siamo qui perché una buona mamma Square ha deciso di continuare ad aggiornare il titolo, nonostante appunto sia già un single player bello che concluso per anche tutto il 2018, e aggiungere cutscene ed elementi narrativi a titolo gratuito per completare quella che appunto è stata definita una narrazione imperfetta, comunque incompleta, dagli stessi sviluppatori. Quindi adesso siamo qua, in post commentario ovviamente, per mostrarvi e discutere in diretta di cosa viene aggiunto effettivamente alla storia, anche se aggiunto un parolone, io già so quello che andremo a vedere, l'ho fatto proprio perché comunque il rant play è stato pensato per essere non una blind run. Per questo motivo, appunto, ho già preso visione delle cazzine aggiuntive e farò un breve discorso alla fine. Sono estremamente contenta di quello che è stato detto, però c'è un passaggio che non è una questione di speculazione. Ultimania, raffrontando proprio l'Ultimania, è sbagliato, non è una questione di a me non piace come va, non mi piace la storia, proprio Ultimania affiancata a quello che viene detto, a meno che appunto in giapponese non si dica altro, cosa plausibilissima, purtroppo c'è una cosa che non ha senso, ma arriveremo a tempo debito a discutere di questo. Nel mentre, vabbè, qui vediamo Aranea che ci offre i suoi due amichetti usciti direttamente dalla Seconda Guerra Mondiale, Beast e Wedge, perfettamente integrati nello stile. Mamma mia, poverini questi due. Che poi sembrano effettivamente simpatici. Io spero in un DLC di Aranea dove possono essere approfonditi, perché per quanto il loro design mi faccia profondamente cagare, si capisce che ce n'è uno più simpatico, c'è Biggs che è più simpatico, Wedge che è più quello che sta zitto, che però dice le cose giuste al momento giusto. Sono simpatici, sono diversi dai soliti Biggs e Wedge, però insomma potrebbero avere del potenziale, così sono bruciatissimi. Ma vedremo questo secondo season pass che ancora non è stato annunciato, a novembre ne sapremo di più, però dai, lo sappiamo. Episodio Aranea sicuro, spero un episodio Hardin oltre a uno spin-off, perché c'è tanta roba da dire. Ravus, ma non saprei, Ravus in realtà penso che lo chiuderanno con DLC di Ignis, però vedremo. Episodio Luna, il fatto che Luna ci vorrebbero approfondimenti, ma giocarla cambierebbe poco. Comunque non è questa la sede per discuterne, qui parliamo con una della personale della servitù della Casa Fleuret, mentre qua vabbè mi metto a raccogliere gli oggetti, ma con la selezione capitolo comunque non si può salvare, quindi è abbastanza inutile come attività, però la sindrome compulsiva da oh mio Dio, vedo le lucine colorate, le devo raccogliere. Vabbè, tu sei chiaramente Hardin, signora Maria. Come caspita hai fatto a salvarti ed essere qui sola soletta da un castello in fiamme? Sei volata? No, vabbè, non è vero. Meno male ti sei salvata, così puoi farmi lo spiegone. Siamo contenti, però vabbè, anche carina la reazione di Noctis, che non se la ricorda ed è imbarazzato. E lei, vabbè, non ti preoccupare, eri rincoglionito pure da piccolo, tranquillo. Lady Luna Freya rischiò everything to spirit the ring of the Lucii away from the citadel. Did she deliver it to you? Vabbè, sì, qua appunto parlano di come Luna abbia rischiato tutto per riuscire a portare l'anello fuori da Insomnia e consegnarlo a Noctis. Il fatto che molti hanno detto: ma perché l'anello doveva essere consegnato direttamente all'oracolo? Perché non poteva darlo a Umbra, per dire, e Umbra gliel'avrebbe consegnato? Speculazioni, purtroppo non c'è nulla di spiegato, non voglio credere sia un buco di trama, anche se probabilmente lo è. Questa è una cutscene già che era presente nel gioco, dove appunto Luna sta male e chiede a Ravus: daglielo tu, qua sono a Cordo, o meglio ad Altiscia. Io nella blind run ho sbagliato ed ero convinta fossero a Tenebre, mentre effettivamente a Cordo c'è anche una barca, non so com'è possibile che non me ne sia accorta. Però appunto qua quindi si conferma che Ravus ha mentito a Hardin, non che ci fossero dubbi. Hai parlato con tua sorella? No,
Ok, Ravus, complimenti. Come facevi a mentire a mamma e papà quando rubavi le caramelle? Comunque, qua appunto lei dice: ti prego, daglielo tu l'anello a Noctis, io non ce la faccio, il mio corpo mi sta tradendo, anche se noi non sappiamo perché lei sia così debilitata da risvegliare gli dèi, cioè non ci viene spiegato, però d'accordo, erano queste le cose che volevo sapere io, magari non le cose che già si erano capite. Cioè, ci sono cose proprio che non. Com'è questo funzionamento della magia? Ok, probabilmente è la magia che assorbe energia, ma fammelo vedere in una cutscene, per favore. No. Vabbè, qua Ravus patatissimo. Preparatevi perché ovviamente a dicembre annunceranno l'action figure, qualora lo vogliate. Potrebbe essere veramente figa l'action figure di Ravus, comunque. E vabbè, qua lui le dice: no, no, è il tuo dovere, è il tuo compito, fallo, sei fica. Non mi va, non mi va, praticamente. No, non è vero. Lì c'è Prina. Conferma che Prina ai tempi era ancora viva, però ora devo trovare la cutscene, però vi assicuro che Prina muore, uccisa probabilmente appunto durante gli episodio Ignis, anche se non viene mostrato. Tra l'altro, e poi vabbè, c'è anche il fatto che Ravus ha la spada del padre di Noctis, di Regis, di Re Re, e gliela deve riconsegnare. Beh, sì, stai soltanto andando nella capitale dell'impero che combattete da qualche secolo, non ti preoccupare, tranquillo. Cioè, sono sicura che Ravus sarà alle porte a darti il benvenuto con un cono gelato e una bandierina e un cappellino. Yeah, la magliettina Will of Noctis! Vabbè, giustamente che doveva dire alla tipa? Cioè, è normale che ha una reazione. Sì, cercherò di incontrarlo, sicuramente ci incontreremo, faremo una chiacchierata amichevole. Prende il suo. No, non è il suocero. Come. Che cosa sarebbe lui se si sposano? Non saprei. Qua c'è Aranea la spiegona. Lei che sa la roba dell'impero. Così. Io continuo a pensare, comunque, a parte la teoria di Ardyn Aranea nel DLC di episodio pronto, comunque, che Aranea era amichetta di Ardyn, non amichetta amichetta che erano, se le intendevano, però che Ardyn le ha detto cose, comunque. Solo che anche in questo caso, gioco ti prego dimmelo, gioco fammelo capire, metti una cutscene. Lei sa roba che non dovrebbe poter sapere un normale mercenario, al di là della teoria svampitissima che comunque ho ai tempi discusso e anche smontato, se mi permettete, sul fatto che lei sia un red mage di un'antica famiglia di Demon Slayer. No, no. Aranea è un mercenario, ce lo dicono i caricamenti di gioco. È appunto una cosa sono i dialoghi in game, una cosa è la cosmogonia in game, ma quello che sono le descrizioni degli oggetti e i caricamenti non sono interpretazioni, è la verità, punto. Cioè, il dialogo potenzialmente quello che ci dice Bahamut è tutta una cagata, è molta, molta roba. Lui ha detto tanto, ma ha detto molto poco. Perché quelli sono i dialoghi, e quindi è normale che un personaggio abbia un atteggiamento e dica o non dica in base a quello che gli conviene. Però, attenzione. Da qui a dire che appunto le descrizioni, o i caricamenti sono sbagliati, e Aranea è un mercenario e lo dice, conosce Big Zay Wedge da quando era piccola, da quando era giovane e pensa soltanto ai soldi. Questa io sono assolutamente sicura che sia Gentiana, l'ho detto anche nella blind run, sono convinta che sia Gentiana, più che altro perché fa una faccia e non c'è motivo per cui parta la cutscene. Guardate la faccia cattivissima che fa. Poi è vestita di azzurro, Shiva, cose, menate. Quindi secondo me è Gentiana che mette alla prova Noctis. Lei qua dice che quando Regis e Noctis sono arrivati a Tenebre per guarire Noctis, non è stato l'oracolo a farli star meglio, ma la ragazza dietro, la donna dietro l'oracolo, va bene. Qui waifu over 9000, comunque, peccato, peccato. Manca spessore al personaggio completamente. Cioè, qui viene già presentato per carità, poi vedrete nelle cutscene che viene un minimo ricreato meglio il rapporto fra Noctis e Luna, ma manca sostanza. Questi si amano, ma si sono visti da piccoli. Pure lei,
lo voglio guidare, voglio rivederlo un'ultima volta, ho bisogno di risentire la sua voce. Ma porca miseria, ma eravate bambini. Ho capito che ti viene la cottarella, ma non è che campi... E infatti lì la bambina pensava, quella è gentiana sicuro. Sì, sicuro. Cioè, non me lo toglie nessuno alla testa, sta bambina è gentiana. Non è una bambina a caso messa per far partire la cutscene. Cioè, sarebbe troppo, troppo, troppo trash. Troppo trash. Però, appunto... Il rapporto Luna Noctis, ve lo anticipo già ora, con le cutscene aggiuntive viene un minimo, non dico approfondito, però se ne ha un po' più di screen time. E questo è sacrosanto e bellissimo. Solo che continua ad essere una storia d'amore che, soprattutto dal punto di vista di... Allora, abbiamo una Luna che è una donna, molto una giovane donna, molto matura, che già lì, già nella cutscene con Gentiana, sapeva che probabilmente sarebbe morta a Tenebre. Beh, loro magicamente che sostituiscono le carrozze dei treni danneggiate così schioccando le dita, vabbè, ma questo non è un problema, è un mondo magico. Però Noctis è un ragazzino, è un ragazzo molto introverso, molto chiuso, quindi il fatto che sia rimasto così profondamente segnato da Luna al punto da innamorarsene in questa maniera estremamente classica e infantile, ma bella proprio perché non è una storia d'amore... È normale, è quasi una storia d'amore forzata, ma ci può stare. Ma appunto, porca miseria, cioè, dammi spiegazioni pure allo spettatore. Sì, no, ha messo le mani su prompt, non ti preoccupare, non gli ha fatto niente, non farmi fare battute. Gladio qua è di un cubo. Speriamo che non ha fatto troppo male a pronto, speriamo che sia rimasto qualcosa, speriamo che mi sì, dai, Gladio, un po'. Purtroppo Gladio a me non riesce a piacere come personaggio, mentre tutti gli altri, gli altri tre Choco Bros sono ok, Ignis ha bisogno di background perché non ce l'ha, però per quello che ha, ha del potenziale. Gladio è secondo me l'unico personaggio che non evolve. Dall'inizio alla fine, non ha nessuna evoluzione. Noctis cresce magicamente, visto che nei 10 anni, vabbè, sarà stato Bahamut che gli sussurrava cose. Ignis ha questa perdita di... non è più una, diciamo, una guida, perché un tempo era una guida, adesso è lui ad avere bisogno di una guida. Non è più quello che protegge, ma ha bisogno di essere protetto, quindi magari vive male la sua infermità. E si lascia un po' più andare, diventa più emotivo ed è molto bello. Prompto, vabbè, si va rompendo man mano, psicologicamente si spacca, anche se poi diventa un po' più smaliziato. Gladio è un rompicazzo dall'inizio alla fine, ma non, per quanto ci sia del potenziale per ricamarci molto sopra il rapporto col padre, la paura, il fatto che lui faccia il duro, ma in realtà appunto è una persona che ha tanta paura, ma il gioco non ti dà nulla per fare tutto questo. Comunque siamo quasi arrivati al momento, dopo che appunto abbiamo avuto i nostri Bigs and Wedge, che wow, abbiamo cambiato, risolto il treno con i nostri superpoteri, alla faccia, li voglio pure io, questi a casa, porca miseria, pensa che ti si spacca una tubatura, questi schioccano le dita e sta giusta. Ah, Gladio, un signore, veramente, Gladio è sempre un signore, io vorrei capire veramente dove ha studiato, in quale università ha studiato. Mi dispiace, ma io davvero Gladio non lo sopporto, è volgare, è greve, ma è sempre in ogni situazione, non è... Io lo trovo greve, lo trovo fuori posto, proprio maleducato, non è un duro, io lo trovo maleducato. Anche perché non ha poi i momenti in cui, per dire, tranne nel finale, ma dove piangono tutti, non ha un momento in cui... si lascia andare, abbraccia Noctis, poi magari, ah scusa, sono stato uno stupido. Non ha quel momento in cui lo vedi sciogliersi, è sempre sul pezzo, ma in una maniera arrogante e fastidiosa. Non lo riesco a sopportare, proprio perché fino alla fine resta un blocco. Non ha mai un momento in cui capisci le sue debolezze, e questo momento sarebbe dovuto essere nel DLC di Gladio, e non c'è. Non c'è, a parte Gilgamesh continua a dirgli hai paura, non c'è quel momento in cui lui ha veramente paura. Tranne all'inizio, ma è un secondo, probabilmente sta solo rosicando appunto perché Ravus l'ha battuto. Non ti dà abbastanza psicologia da veramente la paura che poteva provare. Ok, vabbè, qui ovviamente, visto che stiamo parlando di una selezione capitolo e non potendo salvare, tutti i progressi della selezione capitolo non vengono registrati, quindi adesso vedrete
E questa era la sezione in cui si poteva camminare sul treno, è assolutamente inutile farlo, a meno che non si vogliano andare a guardare magari eventuali informazioni. Non ricordo se in questo treno c'erano delle informazioni da leggere, sicuramente in quello per Graia sì, Ravus accusato di tradimento, ricercato, qui non saprei, forse no, non saprei. Quindi non ho fatto nulla, ho saltato tutto, mi sono riseduta, non ne valeva assolutamente la pena, anche perché volevo arrivare al sodo. E devo dire che mi è piaciuto molto, ve lo dico già adesso, mi è piaciuto molto come hanno inserito le cutscene, per quanto siano abbastanza, non dico a risparmio, però insomma potevano sprecarsi a fare un mezza animazione, invece sono tutti disegni statici, molti dei quali riciclati dai concept iniziali. Mai rilasciati, soltanto nell'artbook della Ultimate Collector's Edition, quindi ho visto un po' di riciclo, mi ha dato un po' fastidio, visto appunto sono immagini statiche, una mezza animazione me la sarei aspettata, però comunque sono state inserite in una maniera intelligente e non si percepisce che sono appiccicati lì, cioè ci stanno, sono state inserite bene, mi ha fatto molto piacere. Qui io non so il piano geniale di Big Z Wedge qual era, visto che appunto se è un treno che non è adibito per passare in quella zona, perché si deve aver contato che se c'è una tormenta o qualche cosa lì si dovrebbe spaccare, non saprei, forse è qualcosa di veramente anomalo, ma la glaciale, no, Shiva che li ferma, ma perché li ferma, mi domando io, cioè qui c'è un pezzo nonsense per quanto mi riguarda, perché Shiva ferma il treno? E poi c'è Ardyn, e poi ci Shiva sul treno, e Shiva ha quasi ucciso gli amici di Noctis, e poi fa il patto. Ma fare il patto direttamente senza fermare il treno, senza... Magari per fare il patto effettivamente si può trovare una giustificazione, per fare il patto, lo sto pensando adesso, bisogna che... Visto che Gentiana non è Shiva, è diventata Shiva, cioè Gentiana è Shiva, ma Shiva non è Gentiana, ok? Questa cosa spero la chiariranno, questo sistema, anche se io ho la mia teoria, però insomma bisognerebbe un attimo avere qualcosa di ufficiale su una cosa così importante come il sistema di funzionamento dei messaggeri, tutti questi angeli che fine hanno fatto, per quanto mi riguarda sono tutti morti durante la guerra, però spiegamelo, dimmelo, porca miseria, però appunto magari per fare il patto bisognava far sì che effettivamente Noctis fosse vicino al corpo di Shiva. È molto probabile che la giustificazione sia questa. Ma cazzo gioco, dimmelo! Dimmelo, perché non posso inventarmi le cose io. E che quindi abbia fermato il treno nel mentre è salito Ardyn, non era previsto, perché Ardyn rompe le palle. Diciamo, era lì che rompeva le palle. Non che non volesse che facessero il patto, sia chiaro. Non è questo. Però, vabbè, faceva il cretino. Cioè, era lì che si annoiava. Qui vabbè, abbiamo praticamente l'ultima weapon del gioco, almeno questa è la versione scarsa, poi c'è Reskin. Mi dispiace tanto che non ci sia un'ultima weapon nel gioco, anche se sono convinta che la metteranno con qualche aggiornamento nel corso del 2018. Io spero davvero anche che mettano altre armi, perché quelle che ci sono, allora stanno aggiungendo armi, però tutte le armi che aggiungono sono merda, cioè sono armi scarse rispetto a quelle finali dei dungeon finali, che io non ho, per carità, perché io i dungeon finali li ho visti fatti con il mio ragazzo, ma li ha fatti lui nel suo salvataggio, io non ce li ho, e siccome non mi piacevano non ho sentito il bisogno, li dovrò fare per registrare materiale e tutto per una serie che sto cercando di produrre in questo periodo, però appunto non li ho fatti ancora. Ma queste armi, che in ogni caso io ho le seconde armi migliori. Le armi che ti danno i DLC, il Carnevale, il Festival degli Assassini, le menate, sono inutili, sono comunque più scarse delle seconde armi più forti del gioco. Qui c'è Gladio che dice, ah, qualcosa non va, ti prego dimmi che quel Gladio era Ardyn che ha fatto il cretino, cioè probabilmente, perché non... Cioè com'è possibile, cioè Gladio non può essersi teletrasportato dall'altro lato del treno. Cioè, Noctis sarebbe comunque salito. Qua non è neanche una critica. Ah, stai guardando i puntini sulle i. No, non ha proprio senso perché Gladio, perché ha fatto quella cosa. E poi invece era congelato. Shiva, perché li stai uccidendo? Sono i miei amici! Oddio! Sì, e qua Ardyn in realtà non c'entra assolutamente niente. Lui passeggiava, si annoiava, li aspettava. Infatti li sta guardando e lì dice, boh, vabbè. Non è colpa sua, non sta facendo niente lui.
Io qua ero assolutamente convinta che Nokia Hardin fosse Ifrit comunque. Eh sì. E io proprio non ho idea di quale sia il motivo. Il fatto che lui appunto non sentisse il freddo e tutto quanto, era assolutamente convinta che si sarebbe scoperto che era Ifrit. Qui niente, teoricamente sono tipo quasi morti. Shiva, insomma, molto simpatica. Beh, sì, Hardin, complimenti per l'intuizione. C'è il cadavere fuori, è alto quanto svariati palazzi, quindi magari ci potevamo arrivare anche senza la tua riflessione. Ah, che contento di vederla. E a quanto pare sia in giapponese che in molte altre lingue la frase viene completata, la faccia che avevi il giorno in cui sei morta. Che quindi immagino si riferisca a quella Shiva fuori comunque. Però adesso finalmente abbiamo, no? Un po' di discorsi. Cercherò di parlare il meno possibile quando ci saranno le cutscene e poi ne parliamo in post-produzione, diciamo, in seguito, una volta finite. Sono qui per farti gli spiegoni, perché non c'era stato tempo di aggiungere queste cose prima. Eccole qua, le opzioni aggiuntive. Chiediamole del passato. Vai, scelgo te. La stella Eos è il pianeta, viene chiamata stella, però è il pianeta. Praticamente qua stanno dicendo che Shiva era una stra... Shiva era la stronza, cioè Shiva li disprezzava gli esseri umani, proprio perché li riteneva miseri, stupidi, effimeri, cioè era lei la stronza. Invece c'era Ifrit, che era invece quello che li amava, infatti ha donato il fuoco e ha fatto sì che la loro civiltà prosperasse. Loro, ah, finalmente canon, cazzo, basta Eos. Loro due stavano assieme, finalmente, grazie gioco, grazie, grazie. Ah. Poi, vabbè, qua parte la magitecnologia e Ifrit rosica, perché gli esseri umani diventano arroganti e si dimenticano gli dei che li avevano resi tali. Ifrit si incazza, questo è un concept che è stato modificato perché questo è quello originale, c'erano i quattro ragazzi, qua l'hanno un po' cambiato. Però appunto qua dice quindi che Ifrit si arrabbia perché lui più di tutti aveva portato l'umanità a quello che era e quindi si arrabbia e la vuole distruggere. Ok. Gli altri dei sì, lo cercano di fermare. Io credo decisamente che queste creature alate siano gli angeli, sia queste che si vedono, che sembrano demoni, ma non sono demoni, sono angeli, e quelle grosse, quelle che si intravedono lì, e poi con l'unicorno random. Credo che siano gli angeli, i famosi angeli. Adesso abbiamo angeli umanoidi, ma anche cani volanti, quindi non mi stupirei che anche per esempio l'unicorno The Floret sia un angelo. Scusate, ho dato un colpo col microfono. Comunque, quindi questo, quindi Ifrit non ci azzecca niente con la piaga fin qua, a quanto pare. Ecco. Ok. Ifrit è stato avvicinato da un uomo che lo ha allontanato dalla luce. Shiva, sentendola in pericolo, si è risvegliata, ma è stata sconfitta dall'esercito di Niflheim. Vabbè, adesso gli esseri umani sono tutt'uno con l'oscurità e vabbè, l'oscurità distruggerà il mondo e siamo tutti tristi, eccetera, perfetto. Adesso il destino del mondo non è più nelle mani degli dei, ma nelle mani del prescelto, perché gli dei non possono nulla contro l'oscurità, rischiano solo di finirne corrotti. Perfetto. Poi discuteremo di questo fatto di Shiva che si risveglia, perché appunto è lì il problema grosso. E qui invece c'è l'ultima parte, ovvero quella che riguarda i pensieri di Luna. Che è carina, appunto, è simpatico che hanno sistemato una casa. Oh mio Dio, questa cosa l'hanno messa, bastardi maledetti. Quella scena del trailer, mi sento male. Ah. Credo che l'AI Messenger sia gentiana.
perché i messenger appunto sono gli angeli. E chiaramente lei, messenger agentiana, forse era il capo dei messaggeri, il più importante, il più potente, al punto che ha preso le fattezze di Shiva proprio perché era la più importante. Questa cazza in già c'era, ma per fortuna l'hanno sistemata, perché c'era una scena che infatti durante la serie ho preso per il culo tantissimo, quando Luna si mette a piangere e guarda in basso, c'è l'inquadratura dal basso verso l'alto e dura troppo quella scena, invece ora l'hanno sistemata, per forza sono contentissima, quando l'ho visto ero di un felice. Qui continua a dire, sì, sorella, interrompi questa follia, Noctis non è degno, insomma, non merita la tua vita, e lei, no, devo farlo, è mio dovere d'oracolo, e poi io lo amo, lo voglio rivedere. Sì, spiegami il motivo, perché stai morendo, per quale motivo, che malattia hai, e sono gli dèi, e per se sono gli dèi, perché non me lo dite, gioco? E perché lo ami? Soprattutto Luna, ecco, questa scena l'hanno accorciata tantissimo, per fortuna, perché era veramente pietosa. L'hanno visto, c'è il taglio, e qua appare Gentiana. Ravus sparisce. Appare Gentiana. Qua un minimo si vede anche il rapporto Luna-Gentiana. Meno male che l'hanno messo. Beh, in realtà stavi piangendo davanti a tuo fratello, non te lo vorrei dire, però ok. Gentiana le fa capire, comunque sei un essere umano, è normale che soffri, non hai bisogno di nasconderlo, non te ne devi vergognare. E poi anche il fatto che comunque Gentiana, che adesso è Shiva e che quindi si è vista allontanata dal suo amato, ha un parallelismo col fatto che anche Luna si è vista allontanata dal suo amato, è molto bello. Il problema infatti è proprio perché Luna ama Noctis, è quello il passaggio che non mi convince. Però il parallelismo è il fatto che Gentiana comprenda Luna. Sì, e praticamente Gentiana adesso le sta dicendo: non ti preoccupare Luna, anche se sei una sfigata, se sei malata, se sai benissimo che morirai male, non ti preoccupare, io lo dico io a Noctis che l'amavi, tranquilla, tranquilla, te lo prometto, gli dèi porteranno, recheranno il tuo messaggio al re dei re. E Luna, oh, non sono degna della tua bontà, grazie, grazie, e piangono. Quando appunto, vabbè, sì, vabbè, molto classica questa cosa, però insomma, lei voleva rivederlo Noctis, non solo dirgli che lui era amato da lei, vabbè, insomma, quindi la promessa è stata mantenuta, adesso sai che lei ti ama e che quindi, beh, sto cazzo, perché comunque è morta, vabbè, almeno lo sai. Hanno sistemato bene questo passaggio, comunque. Fanno vedere tutte, vabbè. Io devo dire la verità, non ricordo se c'erano questa carrellata di immagini nella versione precedente, devo dire la verità. Vabbè, ok. Comunque hanno sicuramente migliorato molto, molto, molto anche questo. Rimane un po' così, però, insomma... Mancano gli approfondimenti in tutto il gioco, quindi questo l'hanno sistemato. Il problema è dopo, cioè, o meglio, dopo, è quello che vi ho già accennato e che vi metterò a schermo anche le descrizioni dell'ultimania e vedrete semplicemente che proprio la cronologia non combacia con quello che viene detto nel gioco. Qui lui ha questa visione di Luna, piedi... Waifu. Noctis, mi dispiace. Morirei vergine anche tu. Io purtroppo so che posso anche sembrare stronza, ma che sì, questa inquadratura non l'ho capita, però ok, forse dovevano vedersi delle lacrime, ma non si vedono, si vedono solo delle texture a bassa risoluzione. Però appunto la questione è, io sono una persona estremamente sensibile, so che fa ridere a dirsi, ma davvero non sono un mostro, io riesco a
piangere anche in un matrimonio in game, in un MMO di due persone che non conosco, cosa è realmente accaduta qualche giorno fa. Cioè, io ero mi avevo invitato a un matrimonio in game in un MMO, due persone che non conoscevo, e mi sono commossa. Ok, quindi io sono messa male da questo punto di vista, ma purtroppo il rapporto Noctis-Luna non mi tocca minimamente. Minimamente. Ok, qui ma lui se l'è presa con la versione ghiacciolo di Arnie, la versione Arnie in polaretto, lo spacca con una potenza inaudita. Loro si riprendono e poi vabbè c'è la scena figa in cui Arnie fa il figo, ovviamente l'ascolteremo in religioso silenzio, anche perché voglio aggiungere solo una cosa che a quanto pare ho scoperto, perché riesco a giocarmelo in inglese, però appunto al giapponese ancora non ci arrivo, che nella versione giapponese, ma anche in tedesco comunque a quanto pare, c'è una frase che è stata tradotta in una maniera diversa, anche se non è sbagliata secondo me, è un'interpretazione, ma non cambia assolutamente nulla per quanto mi riguarda. Semmai mi stupisce che solo nell'ultimania tedesca, nel bestiario tedesco, veniva detto che Shiva era l'amante di Ifrit, mentre a quanto pare né in giapponese né in inglese questo viene detto. Vabbè. Che facce, mamma mia. Ho sentito la morte arrivare, ma poi mi sono ricordato che ero immortale. Ecco, such is my blessing and my curse. Io, a quanto pare in altre lingue non dice questa è la mia benedizione, la mia maledizione, bensì una cosa del tipo vorrei morire ma non posso. Che è meno poetico, però di fatto è la verità. Perché lui vorrebbe morire. Quanto si sta divertendo. Non puoi prendere ciò che non è tuo ed è mio. The little gunman's a short shot away. Sì, qui stai dicendo pronto e a Gralea. Vai a Gralea a salvare pronto. Sono sicuro che sarebbe tanto felice di rivederti. E potresti persino trovare il tuo cristallo. With all these demons about, you could certainly use it. Quello spinge, quello non fa nulla. Quanto è sottone Noctis? Cioè, 3 secondi prima l'ha spaccato perché era ghiacciato. Ti ammazzo, bastardo, di qua e di là. E adesso lo vede ed è completamente di sale, non fa nulla, viene spinto. E lui resta così, lo guarda. Fa i versini, digrigna i denti. Secondo me si è cagato sotto in una maniera epica comunque. Però, ok, vi metterò a schermo le pagine dell'ultimania con la traduzione, la versione giapponese e la versione inglese. Allora, stando all'ultimania, la piaga comincia con Ifrit ed è Ifrit impazzisce perché si ammala, in teoria viene corrotto, comunque in ogni caso di certo non viene corrotto perché è Arnie che lo fa avvicinare all'oscurità, perché Arnie viene dopo, è confermato che Arnie è il prescelto che ha fallito, e il prescelto che ha fallito viene dopo ed è scelto, diciamo, dal cristallo che è stato donato a Bahamut dall'umanità durante la piaga per far sì che l'oscurità se ne andasse dal mondo, ma questo è dopo la guerra dei tempi, quindi Arnie non c'era, cioè Arnie non è infetto prima di Ifrit, è Ifrit che porta la piaga, quindi perché Ifrit viene corrotto da Arnie? Non ha senso, a meno che non sia un altro uomo, non sia Izunia, ma nulla me lo fa capire. Cioè io do per scontato che l'uomo che corrompe appunto Ifrit sia Arnie, no, non ci sono altri elementi narrativi che mi possono far pensare altro, altrimenti me li devono mettere, ma vi ripeto, vi metto a schermo adesso l'ultimania, non ha senso, non è possibile che Arnie abbia portato Ifrit al lato oscuro, perché Arnie viene dopo, Arnie viene corrotto dopo che è stato scelto come re, dopo che gli è stato consegnato l'anello, dopo che ha creato la panoplia, dopo che è stato appunto mandato da Bahamut, dagli dei, per purificare il mondo. Quindi Ifrit era già corrotto. Non ha senso. Cioè, ripeto, se voi avete altre idee, ma l'ultimania parla da sé.
Per me questa cosa non ha senso. Comunque, appunto, fatevi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io cercherò di darvi i dati a disposizione, cose che potete comunque trovare pure voi su internet. Io non ho la conoscenza infusa, non ho strani leak, non ho rivelazioni magiche. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questi aggiornamenti, di queste cutscene. Devo dire che io sono rimasta abbastanza soddisfatta, a parte questa roba che non ha senso. Ciò detto, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di dimostrare il tuo apprezzamento lasciando un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link a Ko-fi, un sito attraverso cui è possibile offrirmi un caffè o più di uno, sia con PayPal che con carta di credito. Anche in questo caso però mi farebbe piacere che i campi facoltativi di nome e commenti fossero compilati, così da sapere chi ringraziare e cosa pensi del mio lavoro. Va da sé che qualsiasi tipo di supporto, sia esso verbale o economico, è sempre il benvenuto. Detto questo, grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video!